Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, amo le lingue straniere, le uso per viaggiare il mondo e per lavorare all'estero come project manager e su questo canale parliamo di come impararle da autodidatta. Oggi in particolare parliamo del perché non è mai tardi per imparare una lingua straniera. Io stesso, a parte l'inglese che in qualche modo ho imparato a scuola, ho iniziato a imparare le lingue straniere che parlo dopo l'università, quindi già in età adulta. In generale ci sono molte ricerche scientifiche che dimostrano che il cervello è plastico durante tutta la vita, si diminuisce un po' la plasticità con il tempo, ma è plastico durante tutta la vita, quindi durante tutto il corso della nostra vita possiamo imparare le lingue straniere e non è mai tardi per farlo. Tra l'altro dipende anche da cosa vogliamo fare con una lingua straniera, cioè se per noi imparare una lingua è un hobby, beh, perché non iniziare a qualunque età? Posso avere 30 anni, 50 anni, 70 anni, però se voglio iniziare a fare giardinaggio, inizio a fare giardinaggio. Se voglio iniziare a imparare una lingua, inizio a imparare una lingua. Non vedo un limite da questo punto di vista nella nostra scelta. Anzi, l'esperienza che ho adesso e che avrò probabilmente tra 10 anni e tra 20 anni nel imparare ad imparare è di gran lunga maggiore dell'esperienza che avevo quando avevo 14-15 anni. Quindi, di fatto, a 14-15 anni non sapevo come imparare e si andava un po' a tentativo, mentre adesso so bene, o meglio, so sicuramente meglio di un tempo come imparare e posso utilizzare tutta questa conoscenza per imparare in maniera più efficace, in maniera più efficiente. Un altro vantaggio degli adulti nello studio delle lingue straniere è la conoscenza pregressa in termini di esperienze di vita, no? Se devo imparare un nuovo vocabolo, ad esempio, posso cercare di ricordare una qualche esperienza di vita e connettere questa esperienza di vita al nuovo vocabolo o alla frase che voglio imparare. Sono delle tecniche mnemoniche, no? E ovviamente un adulto ha molta più esperienza di vita che non un ragazzo. Per un ragazzo magari è difficile fare un certo tipo di collegamenti, invece per un adulto, visto che abbiamo fatto tutti chissà quante cose durante la nostra vita, è molto più semplice fare questo tipo di collegamenti. C'è anche da considerare l'aspetto finanziario, perché banalmente il libro che ho comprato per studiare lo sloveno mi sembra che costi 80 euro, no? Simone a 14 anni non aveva 80 euro da spendere per comprare un libro per studiare lo sloveno, quindi sì, è vero che si può tranquillamente lavorare con risorse gratuite oggigiorno grazie a internet, ma è sempre un po' un trade-off perché probabilmente ci vuole più tempo. Per una lingua poi con lo sloveno, dove in generale non c'è molto materiale gratuito di qualità per imparare la lingua, sarebbe stato veramente difficile e ci avrei messo molto più tempo ad imparare la lingua e ad arrivare al livello in cui sono oggi, che comunque è scarso, però sta progredendo abbastanza bene. In generale, comunque, indipendentemente dall'età, ragazzi, se qualcuno fallisce nel tentativo di imparare una lingua, molto spesso è perché non aveva un perché abbastanza forte. Quindi torniamo al discorso della motivazione, cioè posso avere 15 anni ed essere scarsamente motivato o posso averne 60 e essere super motivato. Imparerò probabilmente molto meglio a 60 anni perché davvero sono motivato, ci metto energia, ci metto tempo e risorse, piuttosto che magari un ragazzo che a scuola gli dicono devi per forza studiare e non vuole studiare, no? Perché in quanti imparano le lingue magari al liceo e poi in qualche modo se le dimenticano, perché al liceo nessuno di noi vuole davvero imparare una lingua, oppure la maggior parte di noi, diciamo, non vuole imparare una lingua e, diciamo, è una materia in più che bisogna seguire, bisogna fare le varie verifiche, eccetera. Quindi è per questo che poi non ci rimane molto della lingua, perché non ci abbiamo messo questo impegno in più che invece mettiamo soltanto se sappiamo perché stiamo studiando una lingua. Ho fatto un video intero dove ti parlo del perché e di quanto è importante per imparare le lingue. Dagli un occhio e noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!